E lo avete sentito in tutti i telegiornali, a Milano una nuova ronda vorrebbe garantire la sicurezza dei cittadini, ma è incappata nella magistratura. Stiamo parlando della Guardia Nazionale di Gaetano Saia, su cui la Procura indaga per ricostruzione e apologia del partito fascista. Sentiamo il servizio di Elisabetta Santon. La Guardia Nazionale italiana nasce con le stesse caratteristiche della Guardia Nazionale padana, di impronta leghista. Che cosa fate? Qual è il vostro compito? Cosa facciamo di tutto, come la protezione civile? Beh, se c'è da reagire però bisogna reagire o no? No, signore, assolutamente. Noi non siamo in mezzo alla strada per picchiare o per menare, no. Guardia Nazionale italiana, 2500 candidati a ruolo. La Procura di Milano indaga per apologia di fascismo. C'è l'aquila imperiale, c'è la ruota solare, simbolo esoterico nazista nella divisa e nel sito. E noi cambieremo le camicie, saranno rosse, la cravatta bianca, leveremo... Rosse? Sì, rosse. Non voglio essere chiamato fascista. Siamo apartitici, dice Correnti, ma il padrino della Guardia Nazionale Italiana Gaetano Saia, fondatore del nuovo MSI e del Partito Nazionalista Italiano, dice così nel sito della Guardia Nazionale. Da collante farà la Guardia Nazionale Italiana, in difesa dei diritti degli italiani. La ruota solare, dove l'ha trovata? Nella destra nazionalista. Allora, adesso... Mi è piaciuta, gli ho chiesto a Saia se mi potevo mettere, mi ha detto di sì. Però, vede, destra nazionalista. Ho capito, però se mi chiama anche il PD, io vado. Ami la tua patria, ami la tua nazione, vieni con noi. Levo l'aquila la levo. L'aquila la levo? Sì, sì, tutto sì. Leva. Alla fine rinnega Saia. No, non rinnego Saia, attenzione. Piano guardi il mare, Moretta che sei schiava tra le schiave, vedrai come in un sogno tante nave. E allora noi abbiamo in collegamento telefonico Mario Furlana, che è il leader storico e fondatore dei City Angels. Benvenuto a Visto da Nord, Furlan. Grazie, buongiorno. Senta, voi avete già detto che questi qui, insomma, tra i piedi non li volete. Perché? Ma perché ci sembra una pagliacciata. Intanto non credo che abbiano 2000 persone, ne avranno, credo, molte di meno. Mi sembra una sparata giornalistica. E comunque il fatto che, come è stato detto anche poco fa, si richiamino a un'ideologia mi sembra piuttosto inquietante. Chi fa volontariato per la sicurezza deve essere apolitico, apartitico, e aggiungo che dovrebbe anche avere un gruppo di volontariato multietnico. Noi siamo un'associazione multietnica e multirazziale, e quando vai su strada ti trovi con persone di tutte le razze e devi essere in grado di comunicare e di rapportarti con tutti loro. Poi ha anche un senso, è anche di buon senso avere appunto degli immigrati all'interno di questa organizzazione di volontariato, no? Perché sono quelli che possono mediare meglio, conoscono le lingue, quindi... Sono una cosa... culturali, mediatori linguistici. Intanto noi crediamo in una società multietnica, e essere un'associazione multietnica crediamo che dia il buon esempio. E poi se io trovo un rumeno, io non so parlare rumeno, e devo comunicare con lui, sia che il rumeno stia facendo una marachella, sia che il rumeno abbia bisogno d'aiuto, io non ci riesco e devo andare a gesti. Un rumeno, invece, un City Angel rumeno riesce a rapportarsi meglio con lui. E poi la base ci deve essere uno spirito. Il nostro spirito è completamente diverso dal classico spirito della ronda, perché la ronda va in cerca del nemico. Noi andiamo in cerca di persone da aiutare. Quando andiamo sulla strada aiutiamo senza tetto tossicodipendenti, immigrati, cittadini vittime della criminalità, animali in difficoltà. Facciamo tutto quello che serve, da accompagnare a casa una ragazza che ha paura a girare da sola in certi quartieri, a portare le borse pesanti della spesa di una vecchietta. Senta Furlan, volevo chiederle una cosa. Noi a Visto da Nord ci siamo occupati molto di queste cosiddette ronde, vi abbiamo citato invece come esempio di quella che può essere un'associazione appunto di volontariato molto attiva a Milano, ma anche ormai nel resto d'Italia. Ecco, non vi dà fastidio essere paragonati a queste ronde? Cioè, davvero secondo voi, che avete una grossissima esperienza di tempo e sul campo, sentivate il bisogno di essere inseriti in un disegno di legge, considerato che avete già delle regole a cui sottostare?
Sì, noi siamo un'associazione di volontariato e facciamo quello che tutti i cittadini possono fare facendo volontariato. Devo dire che no, questo bisogno francamente non l'abbiamo mai sentito e tantomeno sentiamo il bisogno che ci siano ronde come queste di cui avete parlato, che comunque, mio parere personale, punto uno, sono una trovata mediatica. Punto due, non credo che si troverà alcun sindaco o prefetto disposto a far circolare su strada queste persone. Noi speriamo che questo avvenga, vi ringraziamo anche di aver fatto sentire subito la vostra voce. Grazie Furlan per essere stato con noi. Grazie.